Mer, la mutazione della morte. Capitolo 23. Il problema del mondo. Quest'altro ritmo, questo tempo della specie futura, non tentava di radicarsi pacificamente in un esemplare affrancato dalle contingenze umane. La madre veniva assalita e invasa. Nella sua stanza c'era una rissa continua. Finché la sua porta non verrà chiusa, riceverà 100 o 200 persone al giorno e continuerà ad ascoltare o piuttosto a vivere le loro sordide storie, sempre più sordide, inghiottendole tutte. Ecco un'altra contraddizione che sembrava crescere del tutto proporzionalmente ai mutamenti interni che lei subiva. Era anzi stupefacente quella coincidenza perfetta tra la menzogna parossistica e il potere immenso che si respirava attorno a lei, mentre il suo corpo si assottigliava sempre di più. Più lei sembrava farsi piccola e quasi sparire, più diventava quasi insopportabile la potenza che emanava da lei. E infatti era davvero insopportabile per la menzogna. E lei continuava a leggere scrupolosamente ogni giorno, prima dell'invasione quotidiana, la sua tabella oculistica, come se avesse dovuto continuare a vedere come noi, e camminava su e giù, appoggiandosi al braccio di qualcuno quando non era più in grado di stare in piedi da sola, ostinatamente, irriducibilmente, e in verità lottava disperatamente per mantenere il contatto con il vecchio modo umano di essere. Ma proprio quel vecchio modo era il suo supplizio continuo. E in quell'impossibile contraddizione avanzava, giorno per giorno, in un ignoto sempre più grande, sempre più ignoto e sempre più nuovo, che le faceva subire strane modificazioni interne. Forse era la vita e forse era la morte, o forse era un'altra vita, ma era comunque un supplizio. Diceva, una strana sofferenza, eppure non ho niente. I dottori dicono che va. Era forse tutta la sofferenza del mondo. Era forse la mutazione in un'altra specie. Era che cosa? E il movimento si accelerava. Si accelerava in tre modi. La triplice accelerazione. C'era intanto l'invasione di quell'altro tempo che la lasciava sospesa nel bel mezzo di un gesto, di un incontro. L'istante poteva durare 45 minuti, oppure un secondo, o forse era già l'indomani. Che ora è? Ripeteva. Che ora è? Diceva, la cosa più comica è che gli altri credono che stia dormendo.
Invece non dormo proprio per niente. Una forza che agisce. E in quella coscienza lo strano è l'importanza di un minuto. Per la nostra coscienza non è niente, mentre in quella coscienza è importante. In un minuto si può fare qualcosa di generale. Naturalmente tutte le parole sono sciocche, ma è così. Un minuto. In un minuto, al punto che il corpo percepisce che un minuto così, e la madre rovesciava leggermente due dita in un senso, è una vittoria. E un minuto così, e girava appena le dita nel senso opposto, è una catastrofe. E non soltanto per questo corpo, ma in senso generale. E infatti aveva detto, possedere quella chiave senza essere totalmente dalla parte buona potrebbe causare una catastrofe tremenda, come un dissolvimento del mondo. Sarà quella chiave che riuscirà a togliere d'un tratto, un giorno, lo schermo del mondo, quando tutto sarà pronto. E poi non si tratta, a dire il vero, di un potere. Si è tutta la terra così come si è il proprio corpo, senza maggiore difficoltà o senza persino maggiore sensazione di grande o di piccolo, ma solo di semplice e di tremendamente potente. Provate allora a togliere bruscamente lo schermo dal corpo. Che cosa succederà? Una condizione strana, bisogna riconoscerlo. Una situazione pericolosa, ma senza nessuna di quelle cose solenni e comiche che pensa la mente e che sono solo la mente che si monta la testa da sola. Invece là è semplicissimo, è senza dimensione, è come un corpo, ecco, con dentro ogni tipo di mali e poi, simbolicamente, tutti i tipi del campionario terrestre attorno, che cominciavano a trovare che, davvero, la madre diceva, e allora ad un tratto, in tutto questo caos, questa lotta, in queste frizioni, in questa sofferenza, questa ignoranza, in questo buio, in questo sforzarsi, in tutto questo e quello, è ben peggio di come succede nella mente, perché succede nel corpo, infatti. È una questione di sì, di vita e di morte nel vero senso della parola. E poi, d'un tratto, basta una goccia, neanche di una goccia, non è qualcosa di liquido, si tratta, e neppure di un lampo, ma di, sì, di una vibrazione, di un'altra vibrazione, luminosa, così meravigliosamente dolce, calma, potente, assoluta, come qualcosa che si accende. E allora non c'è più bisogno di discutere, né di spiegare, né di niente. Si è capito che è per diventare coscienti della cosa, per vivere la cosa. Basta una vibrazione di quella cosa e si capisce tutto. La madre
tentava dunque di far entrare nel corpo della terra, come nel proprio, quell'altra vibrazione, un altro ritmo, davvero. Diciamo ritmo e diciamo tempo, coscienza, potere. Ma è un modo di vibrare nella materia. Un modo di vibrare che però cambia la materia. Era quello il trauma profondo, la beatitudine traumatizzante. Era qualcosa di davvero traumatico, infatti, per coloro che le stavano attorno. Il mondo fisico sta cambiando, aveva detto la madre. Ci se ne accorgerà tra 50 anni. Quel modo di vibrare, che non è né quello del minerale, né quello del vegetale, né quello dell'animale, doveva manifestarsi assolutamente in sordina. Anche il corpo della madre doveva assorbirlo e assimilarlo durante uno stato che somigliasse appunto al sonno, uno stato in cui il tempo, questo nostro falso tempo di dolore, si congelasse. Lì c'era la vita vera, altrove era l'inferno allo stato puro, sempre di più. Tra 50 anni non ci sarà forse più bisogno di andare in letargo come le marmotte, né di urlare di beatitudine. La materia sarà adatta e tutto sarà naturale come l'aria che si respira, ma intanto la madre doveva controllare non solo lo stato del suo corpo, la rapidità del processo e quel tempo strano che la invadeva, ma anche lo stato di quanti le stavano vicino. Doveva cioè cavarsela da sola in quell'inferno per poter mantenere il contatto. Doveva dare una frenata. Diceva, è già abbastanza sconcertante per tutti quelli che mi vivono accanto. Se poi fossi come devo essere, penso che la cosa diventerebbe intollerabile. Bisogna davvero saper resistere alla transizione, perché una transizione ci vuole. Non che sapessero molto resistere attorno a lei, anzi, ne erano sempre meno capaci. Ecco la seconda delle tre accelerazioni cui accennavamo. Un'accelerazione davvero insopportabile, si potrebbe dire. Un'accelerazione della resistenza da parte del piccolo campionario terrestre. Ma c'era una terza accelerazione, puramente fisiologica, tipica della vecchia fisiologia. Una contraddizione insolubile, anche quella. Ma la cosa assai curiosa, o forse no, è che quella contraddizione ha cominciato a manifestarsi allorché la madre è giunta all'ultimo strato minerale, al residuato della primissima evoluzione, all'ultimo o al primo involucro delle cellule, il cibo. Non poteva più mangiare, o lo poteva sempre di meno, qualche sorso di glucosio o di succo di frutta, e anche quello era una sorta di supplizio per lei. Non riusciva a mandarlo giù. Il cibo è evidentemente il residuo
dell'abitudine primitiva al divoramento. Anche le galassie si mangiano tra loro, affermano gli astronomi. Si tratta di qualcosa che non ha e che vuole avere, che sente una mancanza e che vuole prendere, che è separato e che vuole inglobare. È l'ABC dell'evoluzione, a partire dai piccoli protoni. Non si tratta affatto della necessità di nutrirsi, ma di una mancanza d'essere che vuole essere appagata dal primo grido della separazione. Si divora perché non si è tutto, perché il bisogno fondamentale dell'evoluzione e di ogni particella dell'evoluzione è quello di essere tutto.